Ok ragazzi, ci siamo. Anche oggi siamo in live qui su Coda MV3. Ieri per cercare di salvare uno è la prima volta che siamo riusciti a morire su zombie. In realtà non mi era mai capitato prima. E ho peccato perché avevo un po' di roba, cioè niente di che, ho perso tutto grazie a quel pezzo di cappa. Di fatto zombie, io non voglio. Che devo fare? Mi andare avanti e basta. Su, avvia. E prepariamoci. Non ho nessun equipaggiamento. Devo. Vabbè, almeno un'armetta me la metto. Qui abbiamo. Nigel! Bella, brother. Come stai? Oh? Ciao bello, ciao ciao. Oh, se vuoi venire a fare qualche game, sei il benvenuto. Io sto facendo un attimo zombie perché devo sbloccare tutto bene, tutto bene. Devo sbloccare i campioni dell'evento che ho notato, non so se è un mio bug, però il multiplayer non me li sblocca. Cioè, ammazzo la gente e non mi lascia niente. Proprio non mi dà nulla. E allora non capivo come mai, pensavo fosse buggato l'evento e via dicendo. Poi mi sono un po' informato, in zombie anche li sbloccava. E allora mi sono buttato direttamente in zombie. Solo che non me ne mancano tanti per portarmi, tra virgolette, in pari. E quindi ho detto, vabbè, facciamo così. Vado un po' su zombie all'inizio di ogni stream. Mi sblocco le mie cose, mi faccio le mie missioni, mi porto via i campioni. Poi continuo con il multi e con un po' di Warzone. E via così. Cioè. Sì, ma no, guarda. Serve, serve. Poi tra l'altro ieri. Aspetta un la Icarus. Ah, peccato, peccato. Potevamo spaccare un po' di lobby insieme. Vabbè, io direi che sono pronto, dai. Completa squadra. E questi giorni sto streamando di pomeriggio perché faccio le notti e quindi inizio alle 21:30, di conseguenza non riesco a collegarmi alla sera. Quindi mi faccio un po' così, qualche un'oretta, un'oretta e mezza di pomeriggio e poi stacco e faccio le altre cose che ho da fare durante il corso della giornata. Cerco di ritagliarmi il più tempo possibile perché poi trasport, famiglia, lavoro, eccetera, sai benissimo che riuscire a ritagliare quei momenti per darci un po' dentro con le stream e con le live è veramente. È dura, è dura. Infatti non riesco mai a trovare neanche dei brothers qui per giocare insieme. Devo soffiare il naso. Comunque, io tipo per un'oretta e mezza ci sono, quindi se poi. Se ti viene lo schiribizzo di dire oh mi ricollego, sappi che ci sono, noi sono qua, quindi. Diciamo che zombie io l'ho sempre giocata pochissimo, infatti non ho completato neanche nessun atto. Bisognerebbe farlo con un team, davanti in team, per darsi una mano a vicenda. Perché puoi sbloccare camo, puoi sbloccare skin, anche personaggi. Sono cose tutte interessanti, eh. Però, perlomeno. Avevo cambiato i settaggi. Ah, ok, cazzo. Mi stai tipo impallato perché quando vai a cambiare i settaggi. Adesso sto provando il pad perché ho preso l'Envision Scaf Pro insieme a Tev.
E essendo che l'abbiamo preso, abbiamo detto, cavolo, non possiamo prendere il pad e non masterarlo un po'. Allora, se noti, se noti il movimento, sto giocando da pad praticamente. Perché da tastiera sono precisissimo, cioè da tastiera riesco a beccare uno scarabocchio a distanza di chilometri, quindi. Invece da pad è tutta un'altra cosa. Da pad viene molto più ardua, perché non sono abituato. Giocavo da pad anni fa, da PS5. E poi iniziando a streamare da PC ho cambiato totalmente. E mi sono dedicato a tastiere e mouse, che tra l'altro ho tastiere e mouse di tutto rispetto, non è che. Cosa fate che devo anche cercare di raccattare della roba perché. Ok, va bene. Allora, qua. Dice. Ah, good, cioè, insomma, non è male però. Non posso neanche mettere via. Tra l'altro lo Scaf Envision è veramente una bella bestia. Devo ricaricarlo. Una volta masterato un po'. Ok, scusa. Chiaramente in multi bisogna essere velocissimi, da pad ancora non. Non trovando nemici è. Dove sparava? Devo cercare anche di. Ma quanti me ne mancano di secondo? Comunque Sawada ci fa i cazzi suoi proprio. Andiamo. Secondo ragazzo, se volesse venire in stream, ragazzi, benvenuto, eh. Lo sta welcome. E adesso sto facendo questo, come dicevo, per l'evento. E perché li sblocca solo lì, se non in Warzone, ma in Warzone sono impeditissimo, quindi. Cioè, impeditissimo col pad, nel senso. Perché sto giocando a pad. Andiamo. Aiuto. E vabbè, prendo l'altra, cazzi due. Un'altra lì.
Oggi ne approfitto per prendere campioni. E via. Ah, l'hanno già fatto. Ho fatto una cosa molto rapida. Ricaricando. Tanto ho notato che siamo tutti sulla stessa barca, nel senso che abbiamo tutti una sola piastra, quindi siamo messi male. Vai, stai fermo lì, stai bravo, Dio caro, che questi ci arano. È andato a Io pescare caricando. quelli di livello 2. Caricatore. Ma non è quello con cui gioco di solito. Cioè di solito contro. Oggi però, cioè, se non abbiamo. Vabbè. Con calma, eh. Ora magari diventa un pochino più gestibile la situazione. Madonna, le due senza così poche piastre. Ma non c'è scemo. È proprio stupido comunque sto anno, eh. Devo ricaricare. Vado qui. Quello di contro andava al contrario, tanta roba spettacolare.
Io ancora. Bene. Sto ricaricando. Abbiamo finito la benza, ho capito. Io. Sto marcando una mina di merda. Tirato questo. Chi non fame. Ha lasciato due cecchi, però. No, non l'ho fatto. Le calma di cendere. Qua il bibro ci ha abbandonato, mi ha abbandonato, quindi sono a me. Però mi servono ste casse che mi necessita trovare qualcosa che può essermi utile. Soprattutto lo zaino, perché per come sto messo. Poi io, ah, bene, 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 molto, molto, molto bene. Il pompa così non mi dispiace per niente. Per i pochi colpi. Effettivamente servono parecchi colpi. Vediamo un po', magari pigliando il balloon, se riusciamo a. Ad andare da qualche parte. Quella voglio uscire proprio. Così gli è partito lo schiribizzo di uscire, va bene. Anche se non lo vale, cioè comunque se lo va anche un po' a cercare, perché.
Sì, i campioni ti dà più. Ti dà più campioni se sei in un'area più dura o. Tipo non ho capito. Noto che. Vediamo. Sì, ah, mi va direttamente. Mi sposto. Mi va direttamente sul. Cagate. Però io questa cosa qua, questa andare in mira, vi dico che in. Non so, nel multi a volte non lo percepisco questo vantaggio, no? Io, allora, forse perché sono abituato a mirare da mouse e quindi mi trovo benissimo da mouse. Però vedendo, cioè, percependo così il pad non lo. Quando sono in multi, adesso cioè, si nota benissimo perché praticamente ti vai a mirare, guarda, cioè così mi vai a mirare in automatico. Alcuni possono ritenere che sia una cosa che va a semplificare. Io in realtà, quanto è stupido, guarda. Aiutare, dai. Ma mi serve. Vedo che avevo due. Qualunque da qualche parte non c'è. È uscito, sa, guarda. Dai, venì, arrivavo, eh. Il problema del multi è che ti devi fondamentalmente sta gente qua. Collaborazione zero e comunque sia. Anche piuttosto scarsini. Ti trovi magari in multiplayer che non so, hanno dei. Cioè, hanno anche abbastanza skill. Poi però quando ti trovi in situazioni dove devono usare anche un po' il cervello, zero. Adesso, quello lì è venuto in mente di andare nella seconda area, no? Nella Orange Zone. Ma porca puttana, ma non siamo preparati. Allora, se vai. Io comunque mi diverto a uccidere i zombie, eh. Sembra da ma. Padel, mi piace giocare da padel, non so, tutti i comandi in mano, è molto. Poi tanto lo scaffo è veramente ergonomico, ragazzi, è una cosa assurda, cioè, ti fa proprio, ti dà la sensazione di feeling e di percezione dei comandi, bellissima. Costa una fucilata, però se uno gioca, cioè se solo esclusivamente se uno gioca
Stream lo fa per motivi un pochino più profondi che il semplice sparare a... il semplice giochi dell'area. Secondo me li vale. Munizioni, guardate, questi, ecco, questi sono perk che... potenziamenti improvvisati che ti aiutano un botto. Ma non c'è gente da qualche parte? Dall'altro lato. Attenzione, quindi è quello di andargli incontro nel mio team. Sto sparando, ma no. Bombe atomiche. Vediamo tutto che è importante. Nice. Oh, eccolo qua. Altra cosa molto utile. Oddio. Dire, è cattivissimo. Cambio caricatore. Hanno anche un po' di grano. Vogliono fare la pazzia. Da una parte o dall'altra, dai.
Elemento letale smarcato. Muoviamoci. Ok, siamo nella seconda area, siamo in tre, ce la possiamo fare in modo abbastanza... Sarebbe una figata se riuscissi a recuperare tutta la roba che mi ero perso nell'ultima... Però vabbè, merda, non ho abbastanza cash. Guardate che mi ha dato i soldi, mica lo amo. Muoviamoci. Visuale su una roccaforte nemica. Riprendo tutti i campioni poi. Grande. No, lo volevo. Beh, sporgiamoci. Annulla l'ultima comunicazione. Che? Niente password? Allora dovrete procurarvi un tesserino. Quando provi un anvil così, cioè, ci sta. Perché è decisamente meglio come... Tutto zombie che... Beh, era abbastanza vicino comunque.
Dio. Cambio caricatore. Oh, e che se n'è andato, vero? Che cazzo di provincia? Mica dacci tempo, Dio santo, se sei andato a filare la merda. Bene, l'abbiamo fatta. Questa già ce l'ho due piastre. Bombardamento? E qua effettivamente il zombie non è che sia proprio quella. Speravo mi desse un po' di cash in più. Vamo. Sto ricaricando. Le esplosive potenziate. Ah, si è potenziato anche l'altro, dove ci sta. Che bello, pensate ragazzi, un tempo che non c'erano, cioè era inimmaginabile una situazione del genere, mappe così enormi, girare con gli amici in mezzo a, cioè, il gaming è andato avanti a livelli esorbitanti, cioè si è migliorato in modo marcato, poi adesso tutti i ragazzi di oggi, tra virgolette, da 35 anni, lo dico, sembra tutto consuetudine, ma se vi ricordate noi giocavamo, eravamo stralimitati. Il massimo che potevi giocare così era World of Warcraft, che era un'innovazione, però poi c'erano anche altri giochi online, però di quella portata, di quella portata no. Ok.
Capita quel lato perché è merda. Spento. Spento da solo il dormi. Allora, aspetta, facciamo così. Aspetta. Dove me la ripongo sta roba qua? Qua? Da qua? La riponiamo, sì, questa roba qua, dai. Qui c'è un oggetto di valore. Ti seguo. Qui c'è un oggetto di valore. Qui c'è un oggetto di valore. Andiamo. Ricarico. È uscito, bravo. Manca 3 minuti e sarà il delirio. Oddio, sarebbe stato meglio se fossi riuscito a potenziare anche l'ultima cosa, però vabbè. 2800 comunque siamo riusciti a prenderci un bel po' di campioni, quindi direi che sono soddisfatto. A volte è un po' noioso dover portare avanti questo tipo di mission, però. Credo che sia in zona bianca. Per questo faccio il sucker punch, ma il pack and punch, come cazzo si chiama? Lo chiamo sucker punch, però vabbè.
bersaglio marcato. Ricevuto. Phoenix 2-3 in arrivo. Attacco imminente. Madonna. Caricare, va. Facciamo un po' di... Siamo tutti, ragazzi? Ci siamo tutti, bella! Madonna, che attacco, porca puttana. Quanti sono stati i tipi di zombie? Di centinaia? Puttana io, raga. E effettivamente, ragazzi, avete qua veramente un dio cobra. Acciaio. Ok. Oh, ragazzi, chi volesse entrare in game è benvenuto, eh. Vedo che siamo un pochino, quindi io ho cercato di portare avanti l'evento qui perché mi servono i campioni e senza i campioni non sblocchi l'arma. Allora qua abbandono la partita, vediamo un po' cosa c'è sbloccato, dai. Togli roba. Comunque durano veramente tanto le partite su zombie, cioè... Adesso mi butto un pochino sul multi. Però da scappa, adesso è un po' in ricarica. E allora, vediamo un po' del vento, come siamo. Come siamo messi. Quanti me ne mancano qua? Vabbè, 3000 più o meno, qua ci siamo, li abbiamo presi tutti, qua 2000, e poi ancora di più, dai, ti prego, qua. Ma ce ne vogliono una fucilata, 12000 anche qua, com'è possibile? Tanto adesso, perché... Vabbè. Arrivo, ragazzi.
Quando chiedi una cosa, ho chiesto una cosa in una pose, praticamente gli ho detto: me lo puoi fare il caffè per favore? Lei no. Ok, adesso lo sapete tutti, ecco. Guardate ragazzi che sono veramente maltrattato qua, proprio maltrattato. Succede, l'ho spinto. Questo è scarico. Va, però l'illuminazione. Ah, l'illuminazione. Che mappa è? Ragazzi, permetto che sono da padre, quindi cioè sto provando il pad, quindi faccio ca e avete pazienza. Ah, che stupidez, è vero. Video di modalità eco, ma chi l'ha messo la modalità eco? Non l'ho mica messa io. Prepariamoci a prenderlo nello spadagnao. Questa gente qua. Tutti gli obiettivi. Eliminate i nostri rivali. Controlliamo Alfa. Bersaglio a terra. Cambio caricatore. Il nemico cattura Bravo. Il nemico prende Bravo. Copro le spalle. Oddio. Ma non l'ho anche sentito, 3 ore per sparare ci mette. Vabbè, piovra, man, vado. Grande piovra, man. Dai, oh, cioè, ma mi viene. Comunque, guarda che il sistema di vista è veramente stupido di ricordare. Vicino a voi.
sta sicuro. Il nemico è... UAV nemico attivo. Ma lagga sempre comunque, ragazzi. Cioè, non è possibile ogni volta che gioco Burst Dati, porco di... Cioè, già sto provando a giocare da padre ed è dura. In più, lagga... Siamo anche in meno. Siamo sull'obiettivo certo. Stiamo prendendo Bravo. Abbiamo perso tutto. Prendete qui l'obiettivo Charlie al sicuro. Siamo sull'obiettivo Bravo. Allora. Ma dove cazzo? Stiamo prendendo Bravo. UAV nemico attivo. Beh, non posso aspettarmi da pad di essere skillato come da tastiere mouse, però. Il nemico ha catturato due obiettivi, prendeteli. UAV nemico in zona. UAV nemico attivo. Dura. Vabbè. E vabbè. Ora ci riusciamo a recuperare il danno. Quando si gioca da pad, poi passa improvvisamente il backup. Guarda, comunque veramente fanno schifo questi qua. Fanno veramente schifo. Donna, mappe orribili. Non è facile, raga, non è facile. Se si gioca da sempre da MK e si prova un po' il pad, devo dire che è un altro modo di giocare. Il pad ti dà dei vantaggi assurdi, nel senso, come dai assist, che uno dice non è vero, ma il pad ti dà dei vantaggi. E però io da MK mi trovo veramente bene. Voglio però masterarmi il pad, giustamente, no? Credo sia la cosa giusta da fare.
Stazione. Prendete l'area bersaglio. Area bersaglio localizzata, catturate la postazione. Oh, moto sta coglionazzo. Ma sa dove esplosa sta granata? Dai, porca puttana, era dietro un muro. Prossima postazione imminente, state pronti. UAV nemico in zona. Postazione compromessa, liberatela. Area bersaglio aggiornata, raggiungete la postazione. La MK ancora mi puoi dare il danno, ma... E da padre mi puoi fare la roba. Nemici nel perimetro. UAV alleato in zona. Sta in mezzo, vabbè. Danni... vabbè. Sei coglione. Che infila come le puttane. Oh, ma guarda che veramente gioco con cioè qualcosa che non va, perché porco dio, comunque anche il timing di sto gioco di merda, la gente che tira a caso e te la trovi proprio nel punto in cui non dovrebbe essere. C'era un cane di 2 secondi prima, eh. Improvvisamente sto scemo di merda.
minacce in zona. Oddio. Nemici nel perimetro. UAV alleato in zona. State pronti. Dude. Difficile beccargli la testolina per le merde. Ti copro le spalle. Area bersaglio aggiornata, raggiungete la postazione. Postazione compromessa, liberatela. UAV alleato online. UAV nemico in zona. Vogliono complicare la vita in ogni modo. Illy, nel culo tuo figli, Dio caro. E i compagni non riescono a tenere una cazzo di linea. È incredibile. Le bombe guida che sono figate. Peccato! No, ma la sciabolata gli avevo data. Di scroto. Prossima postazione imminente, state pronti. Questo di qua puzza. Attivato i cheat, guarda. Auto on, cheat on. Quando non mi li aggancia mi dà un nervoso, raga. Lui lo sa sempre, cioè lui lo sa che lo dice. Questo... Ricerca postazione, state pronti. Guarda. Ma fate come fai? Cioè, ti aggancia in questo modo ma non riesco a capire. Cioè, è da pad, palesemente da pad. Ora, bisognerebbe imparare a usare il pad come lui. Questo qua è veramente un cancaro comunque, raga. Venti persone che lo stanno guardando mentre mi spara, eh. Poi era già straferito, anche lì bisogna capire un po'. Vabbè. Missione fallita, rientrare alla base. Vabbè, raga. Qualche schiaffo l'abbiamo dato comunque, dai. Telecamera puntata mentre esplodi. What's up?
50-20, neanche tanto. Ma di quelli che sono forti, da pad, da make up, eccetera, ci sono quelli che... Nessun bro online. Che c'è? L'avevo visto. Nerd di Pat. Poi preferisco Favela, poi non sugli altri, gli altri hanno una predilezione verso si stavo giocando da parte. La parte devo ragazzi veramente migliorare. Inutile. Vabbè. Pian piano, con calma, ci si desbelina. E non è facile, non è facile. Io prima giocando da pad, prima mi rendo conto che effettivamente stavo acquisendo una certa skill. Ma mi sono sempre trovato un pochino male per diversi fattori. Poi però cominciando a giocare da MK, c'è la confidence, cioè molto più confidence, molto più... E quindi, boh, è strano, raga, è strano. Un po' col pompa qua dietro, voglio fare da merda proprio. A bruciapelo gli ho sparato, ma che cazzo? Sti campanando più tanto, raga. Ma manco visto quello lì. Quante mine c'ha sta merda di essere, porca troia, 25 di canta.
ma posso trovare una partita con persone normali? Cioè, con sempre tutti, Cristo Dio. Se ne dovevo 4, siamo. Devo che la nascosta da qualche parte, porca puttana. Cazzo di verme. È questo però. Oh, ma non ce n'è uno che ti dà un nuovo video, dai. Forse non è proprio l'arma da... Non dare qui. Ma no, ma sono tutti lì, non gli sparano, cioè, boh. Nel settore. Sperando che nessuno mi faccia da dietro. Postazione compromessa.
Oh, non ha sbucciato la spa. Porca troia, che nervi, Dio, dai. Postazione spostata. Conquistate l'area bersaglio. UAV alleato online. Movimento. Mi ha sbucciato la cazzo di spada, gli vuole. Pulis. Solo quello che c'ha il coglione. Madonna che stress. Prossima postazione imminente, state pronti. Area bersaglio aggiornata. Raggiungo UAV nemico attivo. Spara, spara, ti ho detto spara. Martella. Postazione compromessa. Liberatela. Ci siamo portati in testa. Ti copro le spalle. Mica, sono appena passato di lì. Di poco per la mia vita, bella. Missione compiuta. Ottimo bella. Oddio. Super power. Devo incline, dai. No. Perché mi fa votare? Veramente bollito, ragazzi. Faccio ancora sta qua e poi stacco.
Cazzo di lob. Vabbè. Questo è bilanciato, vabbè. Ok. Prego, cioè non cominciamo così che non riuscite a tenere un angolo. Ragazzi, vedete che ho giocato talmente a caldo. Vado in giro per la mappa, vado in giro attorno. Hanno una velocità nell'andare in mira che non ha senso, è come se ti vedessero quel tanto che basta prima per permettere di mirarti e ucciderti, perché... Poi io si miro a merda. Uno. L'altro.
Cosa forte che ci sono i miei compagni che stanno guardando lì, cioè, non è che dici, vabbè. Imbezzuto, ma no, che nome brutto. No! Ma mi è caduto soltanto lo zaino, cosa è successo? Adesso, madonna, ma ragazzi, ma incredibile, non gli, cioè, non gli mettono neanche in difficoltà, perché proprio non. Aspettate, non muore. Fanno, guarda dove sono arrivati. E larga. Cazzo faccio? La data che ambo slide. Che cosa vuol dire solo qui? Solo chiudo. Bella raghi, io direi che per oggi ho dato e ci becchiamo domani prove. Bella.